Ha la parola, consigliere, prego. Grazie Presidente, chiederei la possibilità di prima di tutto di ritirare l'emendamento 2 e discutere unitamente l'emendamento 3, 4 e 5 proposti insieme a, alla consigliera Scavuzzo. Grazie a lei per l'accelerazione dei lavori. Chi presenta l'emendamento numero 3? Chi presenta? Sì. Consigliere Calise, prego. Mi sembra di capire che lei presenta globalmente l'emendamento 3, 4 e 5. Esattamente, spiegando la ratio che li accompagna. Chiaro. Di fatto lo spirito di questo emendamento è il normare, o almeno rendere utilizzabile un servizio che finora è stato marginale e per alcuni versi praticamente inutilizzabile, quello del trasporto della bici sulla rete metropolitana. Parlo da uno dei pochi ciclisti che hanno usufruito di questo servizio nel tempo. Di fatto l'attuale configurazione sia normativa che di tariffaria è assolutamente svantaggiosa e non incentiva in alcun modo il ciclista. Con questi tre emendamenti scritti insieme al consigliere Scavuzzo, che finirà la presentazione di tutti i suoi punti, chiediamo una cosa ben precisa, partendo dall'emendamento più ambizioso, che il trasporto delle biciclette sia gratuito insieme per tutti i possessori di abbonamento e di biglietto. Questo di fatto risolve un problema enorme, quello che prima vedeva prima di tutto l'inesistenza di un abbonamento per biciclette. E quindi una persona che teoricamente è uno studente, vi faccio il mio esempio, con 17 euro al mese di abbonamento, avrebbe dovuto pagare per portare la bicicletta tutti i giorni 2 euro al giorno, quindi 60 euro al mese di bicicletta e 17 di abbonamento, che è una situazione paradossale che è sopravvissuta proprio per una mancanza totale di riguardo per questo fattore. Bene, passo la parola per le integrazioni al consigliere Scavuzzo, che finisce e spiega tutte le annessioni che abbiamo fatto all'impianto originario dell'emendamento. Grazie mille. Nell'ambito dei 5 minuti facciamo questa innovazione di una presentazione multipla. Prego. Allora, completo, esatto, no, è stato un lavoro, come dire, intergruppo, ci faceva piacere sottolinearlo. Riprendo quello che ha detto già il consigliere Calise, senza ripeterlo. La proposta di emendamento si articola quindi in tre punti. La prima, come ha già detto il consigliere Calise, rispetto alla gratuità del viaggio. La seconda riguarda l'estensione dell'orario alle fasce cosiddette morbide, quindi fino alle 7 del mattino, nella fascia compresa fra le 10 e le 16 e oltre le ore 20. Attualmente il regolamento prevede la possibilità del trasporto bicicletta solamente dopo le ore 20 nei giorni feriali, il sabato e la domenica, e non nel mese di dicembre, mentre invece nel mese di agosto c'è la possibilità di utilizzare il servizio tutta la giornata. L'ultimo punto che si va a proporre è il trasporto della cosiddetta bicicletta pieghevole, che è quella piccolina, senza la necessità di riporla in una sacca da trasporto simile a quella che si utilizza per l'invio in aeroplano. I tre punti ovviamente hanno bisogno di essere un po' contestualizzati. Abbiamo fatto alcune verifiche prima di proporre l'emendamento. Attualmente possiamo dire che dal punto di vista dell'impatto sul bilancio non si rileva un esborso o un mancato introito per la FM, nel senso che attualmente trasportare la bicicletta richiede un bagaglio, un titolo di viaggio che è quello del bagaglio pesante, del bagaglio ingombrante. C'è una vendita di circa 60.000 euro in biglietti all'anno, non sono tutte biciclette ovviamente, quindi al più questo potrebbe essere il riferimento economico da avere, ma non è possibile stimare quante siano effettivamente le biciclette trasportate. Rispetto all'orario abbiamo chiesto la valutazione appunto anche a chi si occupa di mobilità, pensando appunto di andare a impattare sulle fasce morbide, cioè l'idea non è quella di mettere i ciclisti in lotta con i pedoni o gli utilizzatori dei mezzi pubblici. L'ultimo sulla bici pieghevole invece è più un fatto di comodità per chi la utilizza, semplicemente, non dà fastidio a nessuno perché è l'ingombro di una valigia. Chiudo semplicemente facendo due osservazioni. La prima
è che uno dei riferimenti che abbiamo avuto, oltre alla consulenza di Ciclobi, che si occupa da anni di mobilità ciclistica e soprattutto di intermodalità, quindi della possibilità di passare da un mezzo di trasporto all'altro con semplicità, l'idea è quella anche di valutare tutti gli strumenti per la promozione dell'utilizzo della bicicletta, anche rispetto al fatto che poi eventualmente ulteriori modifiche del servizio e delle tariffe in futuro, sempre con l'idea appunto di migliorare l'utilizzo della bicicletta in città, potranno essere considerate. Qualcuno chiedeva se questa estensione non dovesse essere negativa per chi utilizza attualmente i mezzi pubblici, la risposta è vedremo, nel caso in cui ci sia una effettiva e provata insomma difficoltà per i pedoni si valuteranno insomma soluzioni eventuali. Attualmente a Milano si va troppo poco in bicicletta e si possono portare troppo poco le bici sui mezzi pubblici, per cui pensiamo che questo sia un ottimo punto di partenza per migliorare questa situazione. Grazie. L'utilizzo dalle 10 alle 16 dello spazio, cioè nel punto di nell'E, insomma, perché dalle 10 alle 16, col fatto che la metropolitana ha comunque orari di punta e sono altamente utilizzati, la bicicletta va a impattare negativamente sul trasporto pubblico e abbiamo forti obiezioni al riguardo. Per quanto riguarda l'F, secondo me è giusto che la bicicletta pieghevole al pari di un collo viaggi 24 ore su 24, ma per ragioni di sicurezza verso gli altri utenti sarebbe più opportuno che fosse riposto nell'apposita sacca, quindi chiedere di togliere senza l'obbligo di riporlo in alcuna sacca. Quindi se viaggia la bicicletta pieghevole lo faccia con la sacca nella quale è previsto, e toglierei dalle 10 alle 16 perché in questo momento il trasporto pubblico ne risentirebbe negativamente. Il resto dell'emendamento secondo me è positivo e gli do un parere favorevole. Scavuzzo. Stavo sulla questione dell'orario di Morbida, va bene, vediamo, ci proveremo un altro momento e la studieremo magari un po' meglio. Invece stavo chiedendo adesso l'aiuto da casa perché ho chiesto come fosse il regolamento sul Trenord per il trasporto delle bici pieghevole e mi è stato detto che hanno rinunciato anche loro alla sacca, introducendo la possibilità di trasportarlo purché le dimensioni siano 80-110-40, in modo tale che non sia un ingombro che dà fastidio alla gente, perché il problema della sacca grossa è più lo smonta e rimonta, invece laddove le dimensioni siano limitate non è pericoloso per i passeggeri. Invece richiedono lo smontaggio, eccetera, esattamente come su un mezzo di trasporto come l'aereo, quando invece può arrecare danno. Quindi se vuole possiamo introdurre il dimensionamento tutta la durata del servizio, purché le dimensioni siano inferiori a 80x110x40, così da uniformare la questione. Grazie. Allora devo considerare che gli estensori rinunciano, cioè cancellano, ritirano, non so come dire, presentano un emendamento su cui sono tutti d'accordo, l'intervallo orario dalle ore 10 alle ore 16, e così viene espunto. E propongono invece di aggiungere, anziché l'obbligo di riporla in alcune sacche, riprendono la formulazione di Trenne Nord, che dopo detterete a microfono. Allora, può anche rimanere senza l'obbligo di riporre in una sacca purché le dimensioni siano inferiori a 80x110x40 cm. Va bene così per tutti? Ci sono obiezioni tra i firmatari a che venga così? Consigliere Calice, prego. Grazie Presidente. In linea teorica io sono assolutamente favorevole a un emendamento di questo tipo ed è sicuramente la rotta da seguire, sia l'integrazione di più tessere su di una stessa tessera, tanto per gli abbonamenti ATM, tanto per i turisti che come in tutta Europa dovrebbero poter trovare una tessera integrata con tutti i servizi comunali. L'unica perplessità, nonostante ovviamente sia assolutamente favorevole a un utilizzo unito del bike sharing alla rete metropolitana, è che allo stato attuale delle cose estendere il servizio a tutti gli abbonamenti renderebbe, ovviamente poi chiedo il parere della giunta, in questo momento
troppo bassa la qualità del servizio bike sharing offerto. Vi spiego velocemente perché. Di solito i servizi come questo si basano sul numero chiuso di abbonamenti, che non so se è già stato superato oppure no. Sopra questo numero diventa inutilizzabile. Perché? Perché non si trovano le bici, perché troppe persone hanno l'abbonamento rispetto all'impianto ufficiale. I 36 euro che esistono al momento, immagino di interpretare il motivo per cui sia stato fatto un prezzo simbolico di fatto, è proprio per garantire a quelle persone che pagano i 36 euro un servizio di una certa qualità e quindi una frequenza di le bici. Penso che andrebbe studiato in maniera approfondita proprio l'integrazione di questo servizio a tutti gli abbonamenti, perché al momento attuale, lo dico da user del bike sharing, non penso sarebbe in grado questo sistema di assorbire una richiesta così grande e quindi renderebbe un servizio troppo basso a tutti gli utilizzatori frequenti, diciamo. Grazie. Alle perplessità che erano emerse rispetto al fatto che si intende rete metropolitana, in fondo, dove c'è scritto modalità di trasporto delle biciclette previste dal regolamento, il regolamento prevede solo per il trasporto bici, quindi se vogliamo essere più chiari possiamo introdurre al punto E, in fondo, su tutta la rete metropolitana. Comunque è già nel testo dell'emendamento e nella volontà quello di farlo per adesso solo sulla metropolitana. Poi in seguito si vedrà, però in questo momento è solo sulla rete metropolitana, urbana e interurbana. Ora lei ritiene di intervenire? Consigliere Lepore, ma come facciamo? Sull'emendamento c'è già stata la discussione, c'è già stata. Perfetto, grazie. Sapevo che lei è attento alle regole, quindi... colleghi, mi pare di poter dire però, essendo stato dato un parere, mi pare globalmente positivo da parte della Giunta, i presentatori non chiedono più di votare per parti questo emendamento, vero? Benissimo. Allora, metto in votazione l'emendamento nella sua interezza. No, il 3. E apro la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Espongo i risultati. Presenti 41. 40 favorevoli, 1 astenuto. L'emendamento è approvato.